Ciao Giuseppe, ciao ragazzi. Allora, bel duello oggi. Bellissimo. Un mazzo bello spicy, fresco fresco, letteralmente nuovo meta, nuovo non meta. Come gente qua che gioca in Just Gone Attack. Che schifo, sempre le solite cose, dobbiamo approfittare per provare le cose nuove. Allora, quindi raccontaci questo. Allora, torneo. Oggi ho voluto portare Amon Control, un mazzo che secondo me è molto forte, ha molti spunti per essere molto offensivo e difensivo e ha delle particolarità ben definite. Ho voluto fare una prova con questa decklist, non mi è piaciuta tantissimo, si può ancora migliorare, però il problema è che le carte forti senza le bestie sacre sono letteralmente brick, quindi è difficile giocarci insieme. Ho fatto il possibile e ora ve lo faccio vedere. Prima di tutto questo è giusto che ve lo dica, sono arrivato quarto facendo 2-2. Ho vinto la prima contro un Joy Beatdown, la seconda contro, anzi no scusatemi, la prima ho fatto bye, la seconda contro l'amico Joy Beatdown, veramente. Il terzo fu un altro Joy Beatdown e il terzo era un altro Joy Beatdown. C'erano Joy, troppi Joy. Tutti così effettivamente. Eravamo tre Joy, un Gonzalug, quindi sì, vabbè, ci sta. Dice, ci sta. Sì, ok. Letteralmente è stato questo. Non avevo tanti problemi perché non giocavo trappole o comunque potevo giocarmela bene. Vi faccio vedere The Christ. Allora, per prima cosa, la skill è Rinascita Ombra. Poi vi spiegherò perché. Ovviamente per chi non la conosce, pago metà LP e evoco un mostro o dal mio o dal cimitero dell'avversario. Non pago metà LP e non posso fare danno all'avversario. Allora, due Amon, fortissimo, è l'uccellone dorato. Entra, quando entra, se distrugge il mostro fa 1000 danni, se è in difesa devi attaccare per forza lui, e ha la particolarità che c'è una magia forte a lui dedicata. Una particolarità che ho potuto constatare è che con due Amon non ti può attaccare, però non è una grandissima cosa perché sono molto grossi, ma purtroppo soffrono molto di droid. Purtroppo questo. 3 Dark Summon Beast per evocarlo subito, lo tributi ed evochi lui dal deck o dalla mano, però non si può attaccare in quel turno. Tutta la combo sta in lui, che viene rievocato per evocare l'altro o il primo. Per cercare di fare un po' di controllo ho voluto mettere gli Apprentice, perché lui aveva attributato in qualche modo per entrare, perché è un livello 5. Ho voluto usare loro insieme agli anziani, in modo che spacchi loro, evochi anziano, spacco, fai più uno, evochi lui, per evocare un 4000. Dovresti passare, quindi almeno deve aver fatto un piccolo vantaggio. Mando Jinzo perché non, diciamo, delle limitate a 1 è il più forte in questo caso. Mi entra molto semplice, fa sinergia controllo con il resto dell'archetipo. Un solo Fallen Paradise insieme a due Cerulean Skyfire, perché sono carte letteralmente brick. Diciamo che non è detto che entrano subito e non è detto nemmeno che l'Amon entra subito, quindi non si potrebbero usare. Ho voluto provare questo razio che più o meno mi è piaciuto, però perché questa qui è meglio vederla, questa qui se la vedi bene, se no niente. Con questa le mie bestie sacre non possono essere targettate o distrutte per effetto delle carte dell'avversario, e se ne controllo uno posso pescare due carte. Invece questa qui dice che se ho un Amon in attacco, e diciamo tutta particolare del mazzo sta più o meno in questa, posso metterlo in difesa per negare una maggio trappola, cosa molto forte, soprattutto se l'avversario vuole utilizzare quelle carte per levare lui, o comunque in battle phase. Non che in battle phase possono fare molto, però soltanto rovine diffuse veramente, perché come attacco non ci possono mai andare di sopra. Anche con Shrink va a 2000 e quindi è molto forte. Però se non può essere distrutto con la Fallen Paradise, sì, anche lì rovine diffuse, sì, è molto, infatti, circostanziale. Infatti molte volte quando la combo entrava, il Trist magico entrava, era molto difficile levarlo. Due Sciocca, perché la combo base è fare Sciocca Beast e rievocarlo, e lo evochi subito. Ti paghi 2000 LP, però è già entrata la combo. Qualche volta potresti fare anche Sciocca Jinzo se l'hai in mano, cosa che è molto forte. 3 Sul per prendere i mostri da avversari. Allora, questa carta mi è risultata più forte
perché mi ha dato la possibilità di levare mostri Floodgate, mostri tipo Battle Survivor, tipo robe più problematiche che materialmente non mi creavano problemi, anche mostri settati pericolosi, non conoscendo magari cosa giocavano gli avversari. Anche Banisher, va, mostri Floodgate o mostri forti, comunque è una buona auto a tante cose, tanto ha molti tributi. Tre book, perché è, diciamo, la migliore difesa per quello che è questo mazzo, e comunque mi va molto in combo con gli anziani maghi, nel tentativo di avere altri più uno. O comunque molto spesso mi è capitato che il suo più acerrimo nemico è Drill Roid, tecnicamente, quando viene messo in difesa per effetto della magia, e quindi questa qui è il miglior auto Drill Roid. Anche a Battle Survivor, che non si risolve, ha tantissime cose. L'ho preferita a molto altro. Sì, effettivamente io di book con Battle Survivor ci ho vinto, perché fatto in battle verso, contro di lui, non puoi risolvere il suo effetto di riciclare, esatto. Quindi comunque gli levi la lock. Ed è una carta molto forte che secondo me i miei avversari possono tranquillamente giocare, al di là che book ha molteplici situazioni. Non ho side, perché purtroppo l'ho dovuto montare all'ultimo secondo, perché non dovevo giocare al torneo. Il mazzo non era, secondo me, nemmeno al pieno della sua potenza. Vorrei riprovarlo in altra salsa. E se mai ci topperò, lo saprete. Perfetto. Vi ringrazio a tutti quanti. Buon duello a tutti. Ciao, ciao, alla prossima.